Un saluto da Ivan Paparale, ben ritrovati sul nostro canale YouTube. Oggi conosciamo Garmin Vivo Active 4, uno smartwatch dedicato certamente a chi ha una cura particolare della attività fisica, del fitness, quindi del proprio benessere. Un dispositivo molto bello, esteticamente ricco davvero di importanti funzioni, permettetemi di dirvi davvero degne del marchio che questo dispositivo porta. Andiamo a conoscerlo dal punto di vista fisico e della costruzione, poi ci addentriamo un po' di più nelle varie funzioni. Noi abbiamo ricevuto da provare la versione con la cassa da 45 mm, ne esiste anche una leggermente più piccola, con la colorazione nera. Vi faccio un distinguo: c'è la colorazione nera, ce n'è anche una silver. Oltre a un fattore estetico, c'è anche una differenza di prezzo: 299 euro per la versione silver, 329 euro invece per la versione che stiamo provando noi. 1,3 pollici il display, ovviamente un display circolare con risoluzione 260x260 pixel, un display con tecnologia TFT che devo dire ha delle prestazioni di livello intermedio, nel senso che si riesce a visualizzare senza problemi anche all'aperto, ma appare con dei colori un pochettino slavati. Direi che è una conseguenza tipica di questo tipo di tecnologia, ma siamo abituati a vedere dei display un pochino più carichi di colore, di contrasto, anche un po' più leggibili all'aperto, ma ripeto, si riesce a utilizzare senza il minimo problema. 50 grammi il peso complessivo, si possono utilizzare anche cinturini con passo da 22 mm. Nella parte inferiore naturalmente c'è tutto ciò che riguarda la sensoristica, e vi segnalo anche la presenza di questo connettore magnetico che ci permette di ricaricare la batteria dello smartwatch. Parlando di batteria, dobbiamo naturalmente fare un cenno anche a ciò che riguarda l'autonomia. Garmin dichiara 8 giorni di utilizzo consecutivo per questo smartwatch. Vi devo dire che l'analisi dell'autonomia di questo dispositivo non è semplicissima, perché è una di quelle macchine che tende ad avere un consumo energetico piuttosto differente in base alla quantità di attività che decidete di tenere sotto osservazione, dei sensori che restano accesi per quanto tempo, se per 24 ore consecutive, quante notifiche, insomma le cose che fate. Io in particolare ho una tendenza, lo faccio anche con gli smartphone, a lasciare la luminosità sempre al livello più alto possibile, proprio per aumentare la leggibilità, e vi devo dire che è un orologio che con un utilizzo abbastanza impegnativo riesce a fare tra 4 e 5 giorni di autonomia consecutiva. Sicuramente mixando alcune attività, spegnendo alcune funzioni, si riesce ad arrivare anche agli 8 giorni che Garmin dichiara, ma io credo che sia uno di quegli smartwatch che possiamo considerare come nostri partner di quotidianità per la consueta settimana lavorativa, lunedì, venerdì, poi nel weekend lo dobbiamo mettere in carica per dargli ancora un pochettino di energia. È certamente un valore apprezzabile, perché ribadisco, è una macchina come tutte che ha bisogno di tanto in tanto di essere ricaricata, soprattutto se come questo Garmin Vivo Active 4 c'è una quantità di funzioni davvero importante. Andiamo a vedere come viene gestita l'interfaccia. Ci sono questi due pulsanti. Intanto, scusate, vi ricordo che l'orologio è impermeabile, lo potete utilizzare anche anche in acqua, perché resiste fino a 5 atmosfere. Vi dicevo, ci sono questi due pulsanti che gestiscono l'interfaccia, uno superiore e uno inferiore. Potete naturalmente muovervi con il supporto del touch, avete ovviamente l'indicazione dell'ora ed una serie di altri parametri. Le phase dell'orologio possono anche essere naturalmente modificate anche tramite l'applicazione che ora vi faccio vedere. Poi ci sono una serie di anteprime, lo vedete ad esempio qui c'è il reparto misurazioni che rileva la frequenza cardiaca, il livello di stress e body battery, una funzione molto divertente ma molto intelligente che poi vi faccio vedere meglio magari anche sulla applicazione. Una sorta di indice aggregato che vi dà una sorta di carica residua energetica del vostro corpo. Vengono incrociati una serie di dati: il battito cardiaco, il livello di stress, che attività svolgiamo nel corso della nostra quotidianità, l'attività sportiva, e vi viene prodotto un vero e proprio indice che si vede variare anche nel corso della giornata. Ieri sera ad esempio mi dava addirittura sotto 50, ero veramente molto stanco ieri sera quando ho levato l'orologio dal polso. Già stamattina è stato più magnanimo, perché mi segnalava un più incoraggiante 73%, mi sembra. Poi
ripeto, vediamo anche dalla grafica dell'applicazione. Questo player musicale vi fa capire che l'orologio è in grado sia di riprodurre dei contenuti che possono essere scaricati nei 4 giga di memoria interna dell'orologio, ma volendo potete anche fare streaming dalle più importanti piattaforme musicali, e anche questa è una grande comodità. Ma torno a parlare dei pulsanti di cui abbiamo già parlato qualche istante fa. Il pulsante superiore, premuto una volta, attiva questa sorta di anteprima delle principali funzioni che voi volete lasciare in evidenza. Io ho lasciato quelle che uso per davvero, che sono la bicicletta e la camminata, ma premendo questo pulsante potete poi anche inserire tutte queste altre funzioni. Sono tantissime, veramente tante. Vi segnalo che ci sono delle attività dedicate al mondo yoga, al mondo del Pilates. Tra le altre cose, si possono scaricare anche dei corsi ulteriori gestiti da Garmin, ma il telefono, scusate, è una deformazione. Lo smartwatch comprende anche dei video animati per aiutarvi anche nello svolgere nella maniera più corretta possibile i vostri esercizi. Da qui, beh, ovviamente vi stavo facendo vedere, si entra poi in queste funzioni che sono le modalità preferite. Se invece tenete premuto il pulsante superiore, ecco che qui c'è tutta una serie di altre funzioni, lo vedete il player musicale, che sono integrate all'interno dell'orologio. Scusate, lo tocco per non farlo spegnere in continuazione. C'è poi la possibilità, scusate, ecco da qui, se invece tengo, allora il tasto inferiore di norma è un tasto back, cioè che ci fa ritornare su di un livello rispetto a dove ci troviamo. Se lo teniamo invece lungamente premuto, ci porta all'interno delle impostazioni principali dell'orologio. Lo vedete, qui c'è la gestione del quadrante dell'orologio, ma la cosa importante è questo bulloncino che vi porta proprio nel cuore delle impostazioni: attività e app, widget, il menu dei comandi, li abbiamo già visti prima, quel menu circolare, collegamenti rapidi, ancora il quadrante dell'orologio, la sensoristica, profilo utente. C'è veramente da perdersi, e è veramente un sistema con delle impostazioni ampie e profonde, quindi che permette un livello di personalizzazione, di controllo dello strumento davvero assai assai importanti. Vado ad aprire anche l'applicazione del, scusate, ho dovuto bloccare un istante anche internet dal mio telefono, perché vi confesso senza problemi che ho dovuto già interrompere 3 volte questo video perché continuavano ad arrivare notifiche e telefonate, e adesso ho dovuto risolvere alla radice il problema staccando un momento le connessioni. Ho messo il telefono in modalità aereo, lasciando attivo soltanto il Bluetooth, giusto qualche secondo per far sì che il telefono si renda conto di essere di nuovo connesso all'orologio. Anzi, mi sa che forse, eccolo qui, lo sta facendo. Per farvi vedere la misurazione in tempo reale del battito cardiaco, avrete poi dei valori che ritrovate. Eccoli qui, per esempio, questa è la giornata di ieri, ci dà una sorta di valore a riposo, il valore picco del nostro battito cardiaco, e qui le variazioni riguardano proprio il body battery. Ve ne parlavo qualche istante fa. Dov'è? Eccolo qui, in questo momento mi dà un valore di 66%, proprio come carica energetica. Quindi, poi, in base a quello che svolgerò nel corso della giornata, questo valore potrebbe migliorare o peggiorare in base alle attività, allo stress, alla stanchezza e una serie di altri valori. Tra le altre cose, una cosa importante che vi consiglio di utilizzare, perché è sempre molto importante, lo smartwatch riesce a tenere sotto controllo il nostro livello di idratazione. Naturalmente noi dobbiamo dirgli quanto stiamo bevendo nel corso della giornata, ma anche quello sarà un dato che poi viene incrociato con tutti gli altri dati per darci dei risultati di sintesi sulla qualità del nostro benessere quotidiano. Naturalmente possiamo anche considerare il conteggio delle calorie, quante poi ne vengono bruciate, anche un livello di respirazione continua. Anche in questo caso il livello di respirazione ci dà poi un valore incrociato per la qualità del nostro benessere. Da qui naturalmente ci sono tutte le altre possibili impostazioni. Lo vedete qui, c'è l'orologio
che stiamo utilizzando, c'è un'animazione nella parte superiore, e da qui tutto il resto, una serie di altre funzioni sulle quali poter lavorare. C'è anche Garmin Pay per eventualmente eseguire i pagamenti tramite l'orologio, c'è uno store dedicato, quindi da dove poter scaricare anche eventualmente degli altri contenuti. Devo dire, un'applicazione piuttosto ben fatta, e tra le altre cose sono arrivate anche un paio di aggiornamenti in queste 2 settimane di prova dell'orologio, quindi anche a riprova del fatto che il prodotto viene seguito bene anche dall'azienda. Allora facciamo una cosa, lascio un istante lì l'orologio, o meglio il telefono, per non lasciare l'inquadratura bianca, ma ritorniamo a parlare del vero protagonista di questo video, che vi ribadisco è il nuovo Garmin Vivo Active 4. Il giudizio di questo dispositivo, per quanto mi riguarda, è estremamente positivo, soprattutto per chi svolge un'attività fisica piuttosto importante e tiene sotto controllo tantissimi parametri, perché spesso il singolo parametro della corsa, della camminata, non è indicativo di tutto, va collegato a una serie di altre valutazioni. Ecco, mi sembra un orologio davvero molto completo da questo punto di vista, con, ribadisco, l'affidabilità di un produttore che ha un livello di tecnologico, una cifra tecnologica davvero sempre molto importante. Lo sa bene chi svolge anche un'attività fisica addirittura superiore a questo tipo di macchina, perché ci sono anche dei dispositivi più complessi, anche più costosi, sempre con lo stesso marchio. Non costa pochissimo, perché siamo a 329 euro, ma certamente è un prodotto di indiscutibile qualità e di indiscutibile efficacia. Mi pare che anche tutte le valutazioni, che le rilevazioni per ciò che riguarda il battito, il contapassi, cioè diciamo quelle più normali, mi sembra che siano anche discretamente affidabili e precise. Quindi, in definitiva, siamo in presenza di un prodotto bello esteticamente, ben costruito e con una cifra tecnica certamente interessante. Ci fermiamo qui per il video del nuovo Vivo Active 4 di Garmin, e vi rimando alle prossime recensioni. Un saluto da Ivan.